Buon pranzo per chi sta pranzando, buon pomeriggio per chi ha già pranzato. Sto cercando una postazione in questa giornata piovosa dove non si può stare da nessuna parte, nel centro commerciale c'è casino. Ah, forse ho trovato su una pianta. Mi accingo a sedermi su una pianta riparata da questi pilastri. Così poi vi apro anche i microfoni. Vi voglio così bene che mi sto per sedere in un posto dove poi ci sarà una ciminiera. Quindi pensate quanto vi voglio bene. Ah no, avete già i microfoni aperti. Fatto. Fantastico. Fantastico. Allora, parto io? Parto io. Avrete sicuramente fatto caso alle foto. Foto di una proprietà privata segnalata addirittura dalla trascrizione sul suolo della stessa, quindi l'identificazione attraverso quella limitazione addirittura per terra incisa una mattonella a fronte del non accesso a chiunque. Perché specifico questo particolare? In visione poi di quelli che saranno gli audio che esamineremo insieme, ecco perché vi chiedo di ricordare questo particolare, perché ci possono essere due possibilità di rivedibilità della proprietà privata e quindi, secondo legge, contestabile l'eventuale accesso altrui o attraverso il cancello, la chiusura, anche solo una catena. Quindi deve essere visibile la condizione di non accessibilità a chiunque, perché trattasi di proprietà privata. L'altra possibilità, non necessariamente visibile con un cancello, una chiusura, una catena, un cartello, è proprio sul suolo di questa limitazione attraverso una linea con la scritta incisa proprietà privata. È chiaro a tutti? Domande, conferme di aver già rivisto queste condizioni in alcune occasioni, perché ce ne sono. Poi si susseguiranno altre foto, non appena me ne ricordo. Rispetto a queste limitazioni su suolo, sul terreno incise. Non intervenite perché. Ah! Buongiorno. Buongiorno. No, ma avevi già detto tempo fa, hai spiegato l'etimologia della parola privata. In questo caso qui, privata, da chi a chi? Tutto ciò che è privato agli altri. Purtroppo anche su questo termine ci sono state costruite delle congetture, condizioni, possibilità a seconda delle interpretazioni. L'etimologia della parola invece chiarisce quanto sia privato agli altri, proprio in virtù del fatto che quel qualcosa è mio, mi appartiene. Quindi tolto agli altri affinché diventasse tuo. Esatto, la giuridicità di quella terminologia è proprio questa, privato agli altri, proprietà in virtù del fatto che è mio, il mio possesso, privato agli altri. Quindi i soldi sono mia proprietà privata, perché? Perché è nelle mie mani. Per quale motivo in virtù la custodia all'interno di quei luoghi, di quelle lette, ne hanno proprietà privata altrui perché sono nelle loro mani e quindi è privato a chi ne fa l'accesso. Ecco per quale motivo bisogna chiederne il permesso. Ecco per quale motivo devo richiedere
l'accesso ai miei soldi, perché in realtà in quel momento è privato a colui che accede. Ecco per quale motivo per farvi accesso è stato obbligato per disposizioni interne all'utilizzo della mascherina nel periodo del Covid. Ecco per quale motivo per fare accesso ad un servizio pseudo pubblico bisognava sottostare a quella condizione interna, perché quella proprietà è privata, privata agli altri. Sono stata chiara o avete bisogno che insisti meglio? Ciao! Allora, la prima cosa che devo dire, la più importante di tutti, è che La prima quando... cosa che devo dire è che sentirti mi riempie il cuore. Detto questo, questo detto Grazie. continua. Va bene. No, diciamo che non ho capito se ieri sera avete fatto una diretta, ma io non so perché non ci ho avuto neanche... Cioè, ho guardato tantissime volte, ma non c'avevo manco l'evidenza che ci fosse una diretta. Allora, mea culpa per due motivi. Il primo, perché ho dato per scontato che avendo visualizzato il sondaggio, aveste tutti poi compreso che ci sarebbe stata la notturna proprio ieri sera alle 23. E io non sono stata a specificarlo. Seconda Ok. mia culpa, perché non vi ho avvisati che non ci sarebbe stata la diretta classica, ma saremmo andati direttamente nella notturna. Quindi, mia colpa. No, ma non è per quello che io poi ho sentito stamattina il video che dicevi che avevi fatto ieri sera, avevi fatto una diretta. Dico, cavolo, ieri sera ero libero, stavo da solo, dico, me faccio tutta, ma la sento tutta, e invece, vabbè, fa niente. Comunque, no, non era questa la cosa più importante. La cosa più importante era che volevo ringraziare te e le ragazze della vostra stupenda invocazione che mi avete fatto, perché mi sono emozionato, devo dire, cioè, mi è uscita quasi la lacrimetta, e quindi un grande... mi sono anche un po' vergognato, se devo dire. Però insomma è stato Di bellissimo. cosa? Perché ti sei vergognato? Di esserti Beh, emozionato? mi Non sono c'è arrossato cosa da più solo, bella. mi sono arrossato da solo il viso. Meno male che siamo ancora fatti di questo, che ci si emoziona con poco, soltanto perché qualcuno ci pensa. Meno male! Siamo ancora vivi, meno male! Vabbè, sì. No, vabbè, poi sai, quando si lucidano gli occhi è sempre un'emozione comunque, no? Quindi vabbè, dai. Invece questa cosa di cui parlavi adesso, allora io poi ho altre cose, ma insomma ce le ho fuori argomento in questo momento, quindi poi ne parliamo dopo, se c'è tempo, No, se non fa Andrea, non niente. c'è un argomento. Io sono partita con questo perché ci tenevo a chiarire quelle foto di stamattina. E allora mi sono ricordata che più volte mi sono detta voglio dargli questa dimostrazione, voglio dare un'ulteriore conferma rispetto alla proprietà privata. E quindi stamattina vi ho postato subito le foto, ma non c'è, non è questo l'argomento. Gli argomenti sono i disparati, quindi se parti Va e se ci sono ok. domande come te, anche gli altri, partite. Vabbè, diciamo che stamattina io, come ho visto quello che avete fatto e la tua intenzione di prendere uno spazio, no, demaniale, mi sono buttato per terra e dico, stavolta scoppia una bomba di quelle fantastiche, perché questa è importante, insomma, no? Però a proposito di questo, no? Sai, io sono sempre stato un po' dietro purtroppo alla materia, quindi all'immobile, al terreno, no? Però se tu vai in uno spazio, diciamo, del comune, no? E mi dici che quello è uno spazio privato, perché il comune è un ente privato e si è preso quel terreno, io ti potrei anche dire, ma tu te lo sei preso illecitamente quel terreno e quindi ci hai costruito sopra, non può essere che io ti avallo che sia diventato privato, no? Quindi risponditi da solo, ragiona, tutti insieme, ragioniamo. In virtù del fatto che abbiamo la consapevolezza
che secondo la legislazione successiva il comune si è appropriato del terreno e quindi dello spazio pubblico e continua a farlo con i consensi dei cittadini che chiedono la concessione per la qualunque, anche soltanto per la sosta sullo spazio pubblico, in virtù di questo, come io attesto che quella è terra anche mia. Beh, secondo me, diciamo, la cosa che mi fa pensare è che io potrei battere gas in quel senso anche da amministrato, secondo me. Perché io non è che posso per forza riconoscere che quell'errore lo devo subire perché sono amministrato. Cioè, per me hai fatto tu hai fatto l'abuso a prendetelo, perché tu sei in ente privato e quindi ti sei preso una cosa che è pure mia. Secondo me, eh. Come potrei e fino a quando posso portare avanti questa verità anche da amministrato? Beh, tanto devi dimostrare devi dire che loro sono privati e quindi non hanno quel diritto, no? Non preoccupiamoci dell'altro, preoccupiamoci della nostra posizione. Quindi, ripeto, come potrei e fino a quando posso, comunque anche da amministrato, prendere quella posizione? Chiamando in causa la legge primaria. Fino a quando? La conversione in legge dell'identità digitale. Come posso, essendo coerente con azioni che volgono nella legge primaria? Quindi, io che in consapevolezza e conoscenza mi sto già muovendo nella legge primaria, quindi, e la denuncia per l'inganno, e la decostituzione dei vigili urbani, e la diffida al sindaco, e la segnalazione rispetto a X motivi ai vigili del fuoco, e la telefonata al 112 in caso di esigenza dove pretendo che intervenga la forza pubblica debita. E con le comunicazioni adeguate in virtù di quell'attestazione della mia proprietà, io certifico che quella è mia. Quel suolo pubblico è parte della mia proprietà privata. Beh, diciamo che devi stare comunque per forza in totale coerenza e quindi non è una cosa facile, insomma, ecco. Anche perché se tu abiti in un condominio, già lì c'è un problema di non coerenza. Purtroppo, come avevo già premesso tempo addietro, anni addietro, la condizione del condominio è quella più compromessa. Per quale motivo? Dovrebbero essere tutti in conoscenza e consapevolezza. Sarebbe una forza. Purtroppo nel 98,9% dei condomini non c'è questa situazione e quindi è purtroppo il condominio la condizione più sbagliata per colui che vuole rimanere libero. Beh, è anche vero poi che ripercorrendo indietro sulla legge primaria, quindi sui regi decreti, io quella ricerca che stavo facendo, insomma, mi sono un attimo fermato perché c'è troppa roba, non ho trovato, cioè nel senso sui regi decreti ho trovato su vari regi decreti, ho trovato che comunque sono citate comunque come enti, comuni, regioni a livello amministrativo, no? Però manca il passaggio, che non si riesce a dare il passaggio in cui quegli enti sono diventati, poi hanno messo le mani, diciamo, su proprietà non loro, forse perché su deleghe Attenzione, attenzione, perché dicendo in questo modo vuol dire che già crediamo che sono proprietari di. No, siamo ancora in trasformazione. Quel passaggio ancora non c'è.
quel passaggio definitivo c'è nel momento in cui la conversione in legge dell'identità digitale porterà all'identificazione del soggetto non più in persona, ma in consumatore. Ve lo ricordate? Il concetto di colui che utilizza i servizi e non il cittadino di quel territorio. E questa trasformazione totale avverrà solo in quel momento. Quindi non troverete mai un regio decreto o una legge che vi identifica l'ente come il proprietario di. Anche la Costituzione, vi ho dimostrato, riconosce negli enti e nel comune l'ente che. Ma chi è che fa la differenza? Il cittadino. Per un altro po', ma la fa il cittadino. Sarà solo in quel momento che tutto sarà ad un punto di non ritorno. Ok, senti, poi vabbè, se qualcuno deve interrompere, perché ce n'ho un paio almeno importanti, quindi se qualcuno ha di altre cose inerenti, ditelo, così mi fermo un attimo, insomma. Vado? Ok, allora, io l'altro giorno tu parlavi di legge decreto sui trasporti, no? Ho cercato, ho trovato un casino di roba, beh, macello, no? Ma insomma, si parla comunque dei primi approcci alla viabilità, no? A chi costruiva le strade, i diritti dei terreni limitrofi, con i scogli dell'acqua, fantastico, no? Però io poi che sono cascato dentro invece a Reggio Decreto del 31, Reggio 148, che riguarda i lavoratori dell'autoferro Rambieri. Questo Reggio Decreto praticamente dà una serie di limitazioni, tra l'altro molto, molto importanti, cioè nel senso tuttora attuali, come per esempio il fatto che era vietato lo sciopero e la serrata. Già nel 31, proprio il divieto ci sta, perché probabilmente individuando come trasporto pubblico si dava, diciamo, perentoriamente l'impossibilità di manifestare. E poi che è successo? Aspetta, Andrea, fermiamoci su questo concetto. Sì. Come potrebbe essere possibile una limitazione ad un diritto di contestazione? Come può essere rivisto questo limite rispetto a questa condizione? Perché? Beh, io immagino che, definendo il trasporto pubblico di principale importanza rispetto alla contrattazione del singolo su come so, proprio sui contratti di assunzione o di lavoro, passa al secondo piano, e quindi io. Quello sta facendo comunque anche adesso, solo che adesso siete arrivati in un modo maldestro, perché si è negata la possibilità di scioperare. Prima c'è stato, se scioperano tutti, per qualsiasi motivo, sciopero bianco, sciopero di tutti i tipi. Adesso invece, col fatto che comunque si è deciso pochi anni fa di fare tutta una procedura per fare lo sciopero, è diventato ridicolo, no? Che tu devi chiedere il permesso per fare lo sciopero. tra l'altro anche quello che abbiamo visto riguardo alla presenza di... No? Legge sulla pubblica sicurezza. Partiamo da lì. La legge non prevedeva che il singolo potesse disturbare e ledere la collettività. Ok? Quindi il divieto rispetto ad un servizio pubblico era proprio in virtù di questo maggiore danno che poteva provocare il singolo sui tanti. E non è mica un principio sbagliato, perché se vogliamo, all'interno di quel concetto c'è anche la legge che stabilisce il problema fra le parti. E quindi sono i due che devono occuparsi di eventuali controversie. Non possono dare disturbo anche ad altri rispetto ad una condizione privata, agli altri. Scusami,
scusami, puoi non fumarmi addosso, sono venuta qui per evitare che mi fumassero addosso. Ti chiedo soltanto se magari ti puoi spostare, mi fai una cortesia. Ok, Andrea? Sì, no, però dicevo, no, che nello stesso, io poi mi sto collegando, una cosa è lo stesso regio decreto, ma no, mi sembra un altro precedente a cui si collega questo sulla 148. Diciamo che il regio decreto avalla, no, avalla, insomma, determina la presenza, la possibilità e l'utilizzo della forza sindacale, nel senso dice proprio ci sono sindacati, utilizziamoli. Però chiaramente in un certo modo dice, i sindacati nascono con avallo comunque di un regio decreto. L'ho trovato su come Certo, riferimento. perché tutte le condizioni nascono con dei buoni principi, abbiamo visto le case Sì, popolari, no? Quindi anche in questo caso le organizzazioni sindacali, quindi se scendiamo ancora al di sotto, alla base è l'unione, dovrebbe essere l'unione fra i cittadini che nella stessa condizione manifestano delle eventuali problematiche. Poi come tutto si trasforma. no, e poi è anche diventato il fatto che se tu scioperi col sindacato una cosa, se scioperi da solo diventa un'altra, e quindi è un problema importante questo. Diciamo che, ecco, che non c'è sta più possibilità più di tanto. Se resti dentro a un contratto nazionale non puoi fare tanto, cioè nel senso che. Vabbè, andiamo avanti. Sul Regio Decreto è interessantissimo perché negli anni sono state annullate con legislazione successiva una serie di articoli, ma sono soltanto quelli che gli parla loro, ovviamente, no? E tra i vari articoli ce n'è uno interessantissimo che dà l'età pensionabile del lato ferrocammiere a 55 anni per quello che conduce un mezzo e a 60 per personale amministrativo e vario. Già questo mi fa aggrappare con le unghie e quindi già questo è molto piacevole. Però la cosa che è complicatissima è trovare dove il sindacato, in accordo con gli enti datoriali, ha trovato il modo di chiudere degli articoli, tra i quali questo, ovviamente. Cioè, perché tu poi dicono la legge superiore, la legge adesso è che tu devi andare con 103, 104, 105, eccetera, eccetera, e quindi dovresti andare a ricostruire il primo momento in cui hanno spezzato quell'articolo e sei diventato un condannato a morte fino a che puoi dare qualcosa, insomma. Anche poco, insomma, quindi anche di basso livello, perché poi tanta gente quando supera una certa età non ce la fa più a fare quello che faceva prima, insomma, no? È stanca pure, insomma, ecco, pure questo qua. Vabbè, e questa era un'altra cosa che è tanto facile, perché leggi il Regio Decreto, che tra l'altro io ci ho sempre avuto, ma non ho mai letto così con quest'ottica, e quindi è molto interessante adesso capire. Anche il fatto che loro hanno deciso con Regio Decreto, il re ha deciso che comunque ci doveva essere la cassa sociale e che una parte era proprio divisa. Allora, una parte economica la dà il lavoratore, una parte la dà l'azienda, una parte era bellissima sta cosa, e quindi quando tu ti ammalavi, non è che andavi dal medico di base, andavi alla cassa. Ti visitavano e stabilivano, ti manco fregavi perché c'è gente qui che si ammala tutte le settimane e non si capisce come il medico possa avallare questa cosa. E quindi a un certo punto, però, questa cassa è sparita. E quindi tutte queste funzioni, diciamo, gestionali sulla presenza malattia, No, è medicinali, perché. sparita, Andrea, attenzione. Diciamo che la cassa locale, cioè quella che gestiva il tramite tra la cassa sociale e il lavoratore, che era, diciamo, chiamiamola mutua, cassa mutua, quella è sparita, non c'è più la cassa mutua, però c'è stata la cassa sociale probabilmente, cioè come dici tu, no? È un'assicurazione sociale, poi c'è quella, eccetera, eccetera, le tre famose, insomma, ecco, ma non me ne ricordo. Quindi quella in mezzo, che era il tramite, è sparita e quindi loro i soldi ti levano uguale. Però non tornano più a te, vanno dentro la cassa e tu li vedi. E quello, insomma, è importante. Tu considera che io, mo purtroppo, sono già quasi 4 mesi che sto male, io ho un terzo del stipendio in meno, proprio nel momento in cui ho bisogno, in cui un attacco costa 500 euro, no? Io mi ritrovo
che se c'avevo la cassa stavo a posto, se era facile accedere ai fondi della cassa, e invece così affami la famiglia, perché comunque non c'era facile. Sai che se vogliamo ci possiamo muovere. Sì. Considera che noi abbiamo, e poi che te ne abbiamo parlato, abbiamo questi fondi privati, no? Questi fondi, queste garanzie mediche private, no? Allora, per esempio, uno, io ce l'ho da tanti tanti anni, ce l'ho buttato, insomma, e diciamo stavolta è la prima volta che veramente mi toccherà usarlo, perché c'è un'indennità che posso rientrare, non avendo usato per tanti anni, ma finalmente. Però c'è un altro, di cui invece noi abbiamo parlato, che non l'ho scelto io, cioè l'azienda, in accordo con i sindacati, ha deciso di versare per me, non so se 250 euro l'anno, per gli esami base, e eventualmente io potrei fare altri esami aggiungendo una parte economica. Allora, adesso mi viene anche un dubbio, no? Io adesso in questo momento che dovrei recuperare dei soldi per poter andare avanti, potrei richiederli a questa cassa qui, no? Però, per coerenza, io domani come rientro gli scrivo, gli dico, beh, lì io non ho autorizzato, non ho firmato niente, se i soldi non ci mettete, non è che mi posso via i soldi adesso e poi dopo gli dico... Perché? Per quale motivo? Vabbè, per coerenza. Non questo, devo chiedere... No, fermo. Non devo chiedere, non è potrei richiederli, ma è voglio riappropriarmene. E proprio in virtù della coerenza, della riappropriazione di quei soldi a cui io non ho dato il consenso, se non in maniera consuetudinaria. Tacita. E consuetudinaria, quindi attraverso che cosa? Il riconoscimento di quel contratto nazionale. Quindi, nel momento in cui io oggi, in conoscenza e consapevolezza, so che quella cifra, alla fine, consensualmente, con il mio tacito consenso, è stata messa da parte, io vado in riappropriazione di quello che è già stato messo da parte, a maggior ragione in una condizione di esigenza primaria. E poi successivamente, al rientro, certo che per coerenza comunicherò il blocco, senza più il mio consenso, al versamento di quelle somme. Pensate che coerenza! Scusa, approfitto, apro e chiuso parentesi. Nel caso che avessi una polizza assicurativa privata, diciamo, no? E dopo anni decido di cambiare il mio documento identificativo, questa cassa assicurativa, diciamo, no? Questo fondo, quello che è, dovrebbe lo stesso ritornarmi i soldi eventualmente quando li ho bisogno? Oppure loro potrebbero, come al solito, dire ma il documento non è valido, ma deve aggiornare, ma... Cioè. Nel momento in cui io non riconosco nulla di quello che è stato colui che ha intrapreso quel rapporto precedente, sì, hanno il diritto di non riconoscere. Nel momento in cui io ho un solo dato che per principio di coerenza dell'identificazione della legge sulla pubblica sicurezza, come nel nostro caso, e cioè l'identificazione del certificato di nascita, in virtù del diritto di nascita su quel territorio riconosciuto con la stessa lingua in un codice fiscale anche dall'amministrazione governativa, non possono. Anzi, è quello che accadrà con le banche a breve. Se non lo fanno, subito la denuncia, giusto? O la chiamata delle forze del... No, al contrario, siamo noi che in virtù del diritto di riappropriazione di quelle somme, nella non risposta, anzi, nella reato,
nel reato che stanno producendo di discriminazione e abuso della professione, perché chi è che vorrebbe identificarsi? Un curatore? Un bancario? Un dirigente d'azienda? È abuso della professione, perché secondo la legge sulla pubblica sicurezza, chi ha il diritto e il dovere di identificarsi è la pubblica sicurezza, quindi la polizia di Stato. Quindi siamo noi che denunciamo colui che sta producendo reati, perché a quel punto la discriminazione, la minaccia sono niente di fronte all'abuso della professione. Io proseguo. Ah, scusa. Ciao Valentina, volevo confermare due cose che pian pianino sto mettendo in pratica anch'io, nel mio piccolo pian pianino. Allora, una cosa che dicevamo con la legge, con la L maiuscola, l'ho riscontrata anche nel Vangelo. L'altro giorno leggendo la Bibbia, sono andato in chiesa, la legge, e anche là c'è legge e leggi. Infatti la legge è scritta con la L maiuscola, leggi è scritta con la lettera minuscola. Altra cosa, vabbè, ieri sono stato operato, sono entrato in sala operatoria e l'anestesista fa: ti faccio l'anestesia totale? No, voglio essere cosciente, gli ho detto. E a un certo punto allora si è fermato, è arrivato il dottore, quello che doveva operarmi, fa: ok, fermi tutti, e fa. E le prendo atto di quello che sta dicendo, fa: ne è sicuro? Sì, ho detto, voglio essere cosciente, so che sarà doloroso, però allora facciamo così, e fa: prendo atto, però se per caso dovesse succedere qualcosa, ok, se per caso dovesse succedere qualcosa, procedete con l'anestesia. E così è andato avanti, ho tra virgolette assistito a tutta l'operazione. Allora, io ti faccio i miei complimenti, i miei auguri. Non so che cosa ti è successo, ma spero che tu stia bene il prima possibile, perché la voce effettivamente è affaticata e quindi immagino che non è stato facile. Ti faccio i miei complimenti perché hai dimostrato, a fronte di tante chiacchiere che ci sono in giro, che da soli possiamo andare ovunque, anche in un ospedale. Sì, tutto bene, comunque l'operazione è andata bene, sì, un po' di fatica, un po' di dolore, ma comunque dai, tiriamo avanti. Ciao. Buonasera, posso? Salve Valentina, a te e ai tuoi ospiti. Grazie anche a te Federico, sei uno di quelli fortunati. Io sono uno di quelli che invece no, a me, personalmente. Ma ho un'esperienza con la sanità che vado ad abbracciare. Qualche sera fa un ragazzo ha parlato di mala sanità, di ingiustizie e di sedie a rotelle. Mi dispiace raccontarvi questa cosa, ma la devo dire. Mio cognato è un grande lavoratore, insieme a mia sorella, con frutta e verdura. Lui, oltre a vendere la frutta, il coso l'andava a produrre. Iniziava a zappare da qui e finiva 2 chilometri dopo e poi tornava indietro. E con gli anni gli si sono schiacciate due vertebre. Ovviamente, avendo lavorato con la Lira tanti anni con la frutteria, si sono comprati una casa, una bella casa, e poi anche un rudere. Si vanno a informare dal primario. Io vengo, mia madre è sarda, mia sorella vive in Sardegna e il primario è sardo, specializzato nella schiena. Tocca a mio cognato e dopo 20 giorni lo rioperano. La seconda volta, dopo una trentina di giorni, c'ho tutta la documentazione, Valentina, mo posso sbagliare più in me. Io questo era soltanto per spiegare, non voglio fare tristezza a nessuno, scusate a tutti i tuoi ospiti, era per spiegare magistratura e sanità. E,
Insomma, alla fine, in un anno, l'hanno toccato 4 volte. Lo stesso dottore ha fatto 3 errori bruttissimi. Mio cognato sta sulla sedia a rotelle. Questo è successo nel 2020, Valentina, appena uscito questa pandemenza, di cui io ho dovuto lasciare dopo 14 anni la vigilanza con una stretta di mano. E mia sorella, che ha seguito a me e non si è fatto iniettare il siero magico, non ti dico l'odissea che ha passato in tutti gli ospedali per il fatto che non era sierata insieme a mio cognato. Cioè, prevaleva la mascherina, il siero che il danno. Allora io ho chiesto a mia sorella, siccome ho trovato un gruppo di avvocati che sono in aiuto a tutti questi che subiscono mala sanità, di denunciare. Mia sorella va a denunciare, mi richiama piangendo, gli ho detto: che ti è successo tesoro? E dice: Stella, io sono andato a denunciare questo signore. Ci sono altre 14 persone in Sardegna con lo stesso problema in casa con lui. E allora, in questa denuncia, dopo ho scoperto questa cosa, la magistratura non si muove e la sanità ha avuto la brillante idea, a questo meraviglioso dottore, di dargli in gestione l'ultimo ospedale speso dalle tasse pubbliche, che sta a Olbia, uno dei più grandi. Gliel'hanno dato a lui. Chiaro il concetto? Questo è come ci tratta la sanità e la magistratura. Figuriamoci quell'altra parte del governo e l'altra faccia della medaglia che sta dall'altra parte. Grazie a tutti che mi avete dato questo spazio e vi chiedo scusa, ma era più forte di me, perché avrei, se tu hai il contatto di quel signore che vuole denunciare tutti quei dottori, me lo dia, che io lo metto in contatto con tutti questi personaggi e facciamo una denuncia. Grazie Valentina e grazie ai tuoi ospiti. Ma come ospiti io? Lo so, ma per dirglielo tutto, non so più che dire. Ormai te lo mi sai, dice tutte le volte così. È un grande Stefano. Vabbè, una risata. Vai Lidia! Sabri! Ciao! Ascolta, mi sono solo collegata adesso e quindi non so di cosa avete parlato finora, però volevo chiederti questo. Ieri sera abbiamo toccato dei punti molto molto importanti e mi spiace che la registrazione non è ok. Volevo chiederti a proposito, dunque abbiamo parlato un po' di posta e un po' di banca. E, oddio, boh, non mi ricordo più cosa ti volevo chiedere. Era la cosa della posta. Vabbè, ci penso un attimo e poi se mi ricordo l'intervento. Scusami. Anzi, niente scuse perché non vuoi scuse. Va bene così. A dopo. Io posso finire l'intervento? Assolutamente sì. Allora senti, l'unica azione che io sto mettendo in atto, perché sto veramente un cagasotto, è quella sulla ZTL. Ho aspettato e ho avuto ragione, perché adesso c'è stato un altro passo per bloccare noi poveri con le macchine Euro 3 e le moto Euro 0. E ti voglio chiedere una cosa. Allora, primo, la firma, visto che il documento in PDF non deve essere comunque controfirmato, la metto in basso a sinistra come il documento chiuso che dicevi tu, o lo posso mettere come al solito in basso a destra? È il contrario, in basso a destra nel momento in cui è un mio atto e non deve essere controfirmato. In basso a destra è proprio quando è soltanto mio l'atto. Okay, in basso a sinistra è quando è previsto che ci sia la firma di qualcun altro. Ok, poi che cosa è successo? Che in questa evoluzione normativa io sono dovuto tornare indietro, l'ho dovuto rifare questa nota, perché per le Euro 3 è un discorso, per le Euro 0 è un altro. La cosa nasce nel 2015, quando c'è stato il famoso commissario straordinario, che c'è tuttora un altro commissario straordinario che si può permettere qualsiasi cosa. Quindi ho citato quella del commissario straordinario del 2015 e quella, diciamo, più recente, che del 2022. Però poi ci sono state delle ulteriori azioni con le quali
Da una parte il comune deroga a quello che aveva già scritto per varie pressioni, quindi dice no, no, ok, allora questa normativa la rimandiamo di un anno, ma nella stessa nota continua a batte su altre cose, tipo, che so, caldaie, oppure eccetera, eccetera. Io non le posso citare tutte in una lettera perché faccio solo confusione. Quindi c'ho scritto, tipo, tutte le ordinanze e deliberazioni inerenti e successive a quelle citate, se no non finisco più, come faccio? Va bene? Ok. Grazie. Assolutamente sì, è come il riassunto che loro producono nello scrivere e modifiche successive. Ok, perfetto, grazie. Bacio. Posso intervenire, per favore? Allora, Dai, Andrea. yeah. Opla. Vai, 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 Fabio, vai. Che ce n'avevo da dire anche Oh, di anzi, questi. ho detto e dai, quindi è un rafforzativo, vai, vai, Stefano. Vai, vai. No, volevo ringraziare Andrea del tu. Io, siccome non conosco nessuno, ovviamente cerco di non sbagliare. Ce n'è un po' per tutti. Con te, Fabio, mi sono sentito e la tua vibrazione di voce è fenomenale. Andrea è spettacolare. E Riccardo, quel figlio, io sono romano, lo devi accettare. Sei un figlio di mignotta. Non so come cacchio fai, ma arrivi sempre per primi. No, no, senza offesa, perdono, perdono. Hai ragione in tutti i sensi. Una mattina presto, no, accende il telefono, arriva il messaggio, accende il telefono e arrivi tu. Una delle tante mattine che io volevo parlare, perché comunque Valentina è uscita fuori con un'espressione di soddisfazione, di meraviglia. E tu, brutto figlio di mignotta, ecco, così entriamo nell'amicizia. Allora, Sei basta! amicizia! Ma che tesoro avevi quella mattina, bravo Riccardo, concordo con te, avevi un'espressione di soddisfazione, di qualcosa di magnifico, veramente eccezionale. E dico, guarda, guarda questo. Perdonami Riccardo, ma nel No, ci senso buono, mancherebbe, fratello. sono contento. Anzi, più domande avete, fatele voi, se no sembro il solito rompiscatole. No, però mi hai superato per un pelo, no? E gli hai detto la stessa cosa che avrei espresso io. Come tante volte Valentina ci dice tutte le cose in faccia, come cioè ci anticipi. Però anche noi che siamo da quest'altra faccia, da quest'altro lato, è chiaro che leggiamo il linguaggio delle vibrazioni di tutti voi, leggiamo i vostri pensieri, la tonalità, l'espressione. Io vedo d'altronde solo Valentina. Se mi dite come fare per farvi vedere la mia brutta faccia, io lo spingo il pulsante e vi faccio vedere. Ma siccome siamo sempre col viso di Valentina. Quella mattina, come tante altre mattine, come tante altre sere. Ah, a proposito, sapete come mi sono svegliato stamattina io? Con l'espressione del bambino che gli è strappato il gelato. Per colpa vostra. Perché ho acceso il telefono alle 3:30 e non c'era nessuno. Grazie, eh. Grazie a tutti. Guarda che fra poco ti faranno una canzoncina, eh. Faranno anche per te una canzoncina, Stefano. Allora, nel frangente che arrivino altre domande, a proposito di soddisfazione, vi racconto questa. Dovreste notare un viso di soddisfazione anche in questo momento, di grande soddisfazione, in merito a una condizione di ansia che percepisco essere arrivata dopo stanotte. Credo che l'arrivo, ma giusto perché stavamo arrivando in un altro luogo, l'arrivo come passaggio nel ricordo di quello che fu alla questura abbia un attimo scosso le menti di qualcuno. E quindi, vabbè, quelle sono cose che bisogna vivere, non è che posso raccontarvele fino in fondo, però volevo soltanto dirvi che dopo l'invio di stanotte,
eravamo pronti, però credo che ci saranno un po' di ronde su Grosseto. Non lo so, è una sensazione. E addetti ai lavori, tranquilli, abbiamo già individuato gli immobili consoni. Quindi c'è bisogno di far ronde, perché ci sono già. La quotazione c'è già. Si tratta soltanto di andare a valutare il posto, no? Vista mare, vista questura, vista procura. Bisogna un attimo vedere cosa ci può piacere di più. La mattina, quando apriamo la finestra, che cosa ci può piacere vedere? Il mare? La procura? La questura? I carabinieri? No, perché tranquilli, che quando ci sarà la scelta tra le quotazioni valutate, congrue in virtù delle esigenze, sarà comunicato, quindi non c'è bisogno di fare la ronda. Vi dimenticate, come ho detto stamattina, a chi si è fatto riconoscere all'entrata della questura, domandando perché fossimo lì, così, di passaggio. Sono pubbliche quelle scale, anche se qualcuno tempo addietro aveva creduto che fossero private, io avevo già specificato che sono pubbliche, non c'è una catena. Quindi ci si può salire, ci si può sedere, si può salire e scendere. Quindi a chi si è fatto riconoscere, chiedendo se, ma che pensavate che volevamo occupare la questura? No, era giusto per chiedere. Magari c'è stato quel timore che occupavamo la questura. Tranquilli. No. Non... Magari la questura potrebbe essere un altro luogo consono. Per fare cosa? Chi lo sa? Arriverà comunicazione, come sempre. E quindi, in virtù di questo e delle ronde mattutine di stamattina, tranquilli, non spendete i soldi. I posti sono già scelti. Bisogna decidere. Che vista ci piace di più? Però voi siete tranquille perché avete già visionato, pensato, riflettuto a quale può essere il panorama che vi piacerà di più. Loro, nell'attesa, nell'ansia della vostra decisione, sono veramente in fibrillazione e in confusione. Perché cosa ci aspettiamo da queste donne? Capirai poi. Quindi è questo che quindi mandano in sopralluogo per vedere se riescono a carpire, a capire, a vedere dove guardate, dove vi dirigete. Dunque, pensa allo stato d'animo di queste persone. Non oso immaginare, guarda. È Ma io piacevole però come pensiero, eh? volevo aggiungere, no, che stamattina quando ho acceso e ho visto la foto della questura dietro, mi sono immedesimato nei poliziotti. Oh, sono tornato un'altra volta qui, questo è molto. Mi viene così da ridere. Sono barricati. Una cosa ve la racconto. Avrei cominciato a mettere Ah, telecamere alle tu finestre. hai visto la questura, no? Quindi hai visto il piazzale. Quindi io di solito quando passiamo lì facciamo tutto un giro panoramico perché almeno tutte le telecamere ci vedono dall'interno, no? Quando siamo arrivati. Ciao, addetti ai lavori. Ciao. Quando siamo arrivati sotto l'entrata principale, siccome c'erano già movimenti, io ho detto chiama, di chiamare, cioè sono stata io a esortare di chiamare e di chiamarsi. Quindi non lo so, di che avevano paura? Degli ombrelli? L'estate del ventaglio, inverno degli ombrelli.
Per me qualcuno sarà anche felice, secondo me, lì in mezzo. Ma non lo so, non lo so se c'è qualcuno che è felice, non lo so. Diciamo che io mi aspetto un giorno, voglio sognare, io un giorno mi aspetto di quell'elenco e anche non, soggetti in borghese che arrivano là e dicono adesso siamo con te. Che vuoi fare? Lo facciamo insieme. È un sogno, eh? Ma io lo butto là. Chi lo sa? Chi lo sa? Secondo me gli dovresti chiedere di partecipare alla pulizia del primo immobile in cui entrate dentro. E... non svelare le cose! Non svelare! Perché secondo me loro si aspettano che io faccio tipo, che ne so, col cappello, no? Il passamontagna, allora arriviamo di notte, sfondiamo di notte. Ma no, no, dai. No, no, perché ci sarà comunicazione, ci sarà l'intervento dei vigili del fuoco, ci saranno le chiamate. È un'occupazione di diritto, addetti ai lavori, non è un'occupazione abusiva, capito? C'è una differenza importante legalmente. Infatti io immagino pure che una sistemazione di un luogo malmesso debba anche essere in collaborazione con gli enti, perché non è che uno si può caricare, rimetto a posto una cosa pubblica, non è che me la posso spendere io, insomma, mi dovrei pure dare qualcosa. No, 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 no. Io sono per il contributo, c'è proprio uno scambio, quindi in virtù di questo ci appropriamo di un immobile incustodito e malmesso sul territorio, in virtù proprio di un'esigenza. Quindi no, 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 ci occuperemo della eventuale rescissione aggiuntiva, perché c'è già la rescissione su alcune informazioni valutati che lasciano trasparire. Valentina, scegli lo grande. Ci sarà i galli. Ci sarà un cartello preventivo. Ci sarà uno striscione? No, uno striscione no. Quello è da occupazione dell'istituto. Occupazione dell'istituto scolastico. Non sarà mica legge. Non sarà mica legge la ex occupazione degli istituti scolastici. Volete le bancarelle, cioè i banchi con le rotelle? No, che... Cosa? A parte che i banchi con le rotelle sono già stati preposti ad altre strutture e sono già utilizzati in vari luoghi, tranne quelli che in alcune regioni sono accatastati dentro un magazzino. E qui ad esempio li utilizzano per la filarmonica, per la banda, per non lo so, comunque qui già sono utilizzati quelli. No, 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 noi non vogliamo concessioni di alcun materiale, noi costruiamo. Qui ci fu un bando per le anni fa qui a Roma, per le zone periferiche con chiamate depresse. Noi siamo ancora depressi, non è cambiato niente, e in cui veramente questo bando prevedeva partecipazione con dei requisiti. Se ci penso bene, non basta che entrare, cioè, nel senso che hanno pure speso i soldi di tasca loro, hanno preso dei mutui per sistemarsi i posti, queste persone che si sono prodigate per fare attività, e sì, è tasso agevolato, come vuoi tu, no? Ma ci hanno messo i soldi sopra loro. Ma tanti, eh? E poi molti non ce l'hanno fatta e hanno pure fallito, hanno dovuto tutto quanto, capito? Ti è venuta la domanda? No. Sabri non ha la domanda.
Eccomi. Allora, prima una battuta e poi ti faccio la domanda. Stavo dicendo, prendi un posto molto grande perché poi dobbiamo venire tutti a ballare la Ligalli. Ah, non posso dirvi tante cose. Ah. Certo che è previsto tanto, 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 tanto. Molto bene. Allora, dicevo per quanto riguarda ieri sera, adesso mi ricordo, se riesco a fare un discorso. Parlavamo di poste, parlavamo del fatto che loro ti chiedono un documento per fare determinate movimenti, insomma, in posta. E parlavamo del fatto che noi appunto il documento non glielo diamo e a quel punto chiamiamo i carabinieri. Adesso, chiamiamo i carabinieri, cosa succede? Cosa facciamo? Loro ci chiedono il documento, i carabinieri comunque dobbiamo farglielo vedere il documento. E dopo? Ogni condizione è fine a se stessa. Voi sapete io come la penso e che cosa vi dico sempre. Io devo conoscere la legge, devo essere in grado di gestire la condizione a seconda di quello che mi ritrovo innanzi. Quindi, che può succedere? E che ne so? non so, nel senso, la base qual è? È che io sono in un ente privato. La base qual è? È che la forza pubblica non può obbligare l'ente privato a rispondere all'utente. Ci sono però due possibilità. La forza pubblica può conciliare tra le parti. Articolo 1 della legge sulla pubblica sicurezza. Ma in virtù della legislazione successiva e in virtù del cittadino che in primis non è nella legge primaria, potrebbe sollecitare il cittadino purtroppo a far denuncia perché più di questo loro non possono fare. Anzi, devono addirittura accompagnarlo fuori, perché viene rivista la persona come un soggetto pericoloso per quella struttura. E quindi su intervento della forza di polizia può essere richiesto che la persona venga fatta uscire. Lo può fare? Sì. Quindi io devo essere consapevole che la forza di polizia non può obbligare, come non può obbligare a farmi prendere un aereo, come non può obbligare a farmi salire su un treno. Io devo mettere in atto tutta quella che è la contraddizione legislativa, che poi mi permetterà di ottenere i miei risultati muovendomi in legge e successivamente con le varie azioni. La forza di polizia che cosa mi attesta? Ciò che sta accadendo. La forza di polizia che cosa verbalizza? Chi ha fatto cosa? La forza di polizia conferma che siamo ancora in uno stato di diritto, perché in caso contrario la forza di polizia non ha l'obbligo di intervenire, perché se fossimo in uno stato di dittatura dichiarata, l'ente privato non aprirebbe proprio la porta. Oh, ma è quello che succederà in futuro! Le porte di accesso saranno chiuse e bisognerà accostare il documento passaporto digitale al sistema dispositivo all'entrata, che riconoscendo il soggetto sceglierà se farlo entrare oppure no. Vi vorrei ricordare che avevo anticipato questo discorso dando l'esempio di quel dispositivo che era stato già utilizzato per comunicazione visiva alla lettura del certificato verde. Ma sapete com'è? Sono tempi lontani. Allora
come adesso. Io sono quella strana, io sono quella matta, io sono quella esagerata, io sono l'allarmista. Quindi chi lo sa, ci sta che non accada mica, che chiuderanno le porte, ci sarà l'accesso soltanto in virtù dell'accostamento del documento passaporto digitale. Ti ho risposto, Sabri? Sì, grazie Valentina, grazie mille. Passa per favore, Valentina. È in corso, si può dire che è in corso la privatizzazione dello Stato, però nel momento in cui lo Stato intendiamo, diciamo, l'amministrazione. Comunque. No, perché continuiamo a confondere i concetti. Lo Stato siamo noi, lo Stato è il popolo, punto. Quindi quello in cui ci ritroviamo è la trasformazione dell'amministrazione governativa per coloro i quali hanno scelto di riconoscere l'amministrazione governativa. Consiglio di amministrazione fa questo nelle aziende, no? Da conto non agli utenti che erano cittadini e diventano utenti, ma da conto a chi sta sopra, quindi ai finanziatori, agli azionisti sostanzialmente. Fabio, aspetta un attimo. C'era una donna che aveva, una persona femminile che aveva chiesto di parlare. Chi era? Sono io. Ecco, vai. Ciao Valentina. In questo caso tu hai parlato per l'ufficio postale. Ieri sera invece abbiamo parlato del comune per la carta d'identità, giusto? E hai detto di chiamare la forza pubblica per l'omissione d'atto pubblico, giusto? Perché mi sono presa gli appunti, se no non ci salto più fuori. Perché io purtroppo devo fare la carta d'identità perché viaggio in aereo. Purtroppo ce la chiedono e non posso fare altrimenti. Ma nel caso anche come l'ufficio postale, anche il comune potrebbe, i carabinieri, le forze dell'ordine dire no, non possiamo fare nulla, o in quel caso invece le forze d'ordine possono dire no, la carta d'identità è da fare? Anche in quel caso non possono fare nulla, perché? Perché non sei obbligata, perché la legge sulla pubblica sicurezza non ti obbliga ad utilizzare quel documento identificativo. La legge sulla pubblica sicurezza ti obbliga ad identificarti. E per quanto sia non abituale visionare identificazioni diverse da quelle che sono dell'amministrazione governativa, e cioè il documento identificativo italiano, il documento identificativo svizzero, il documento identificativo della Repubblica di San Marino, il documento identificativo della Francia, il documento, e così via, in realtà dovrebbero cominciare, se tutti fossimo in quella scia, ad accettare l'identificazione della persona, punto. Per la legge sulla pubblica sicurezza loro devono confermare che sta salendo Tizio. Tizio se ne prende la responsabilità di quello che dichiara. Punto. Non devono decidere cosa Tizio debba utilizzare per identificarsi. Quindi anche per quanto riguarda il comune, la forza pubblica non può obbligare all'emissione di quel documento in date e modalità. Anche in quel caso, essendo il cittadino a riconoscere quell'autorità in colui che emette il documento identificativo, non possono fare nient'altro che un passo indietro. Posso? Un attimo Stefano, perché vediamo se aveva finito la nostra... Sì, grazie. Io ringrazio te, e c'era Fabio
che avevo fermato. Guarda, velocemente, intanto ringrazio tantissimo per la diretta di ieri mattina, che io ho ascoltato solo stamattina ed è stata bellissima. Ieri sera poi non ho potuto ascoltare tutto. Comunque il signore di prima, che ha parlato dell'ospedale, ha parlato di legge con la L maiuscola e minuscola, ha parlato di Vangelo, mi ha fatto venire una delle frasi che più mi piacciono a me dei passi del Vangelo, che parla di esperti, no? Alla fine di quello stiamo parlando degli esperti che si ergono e si mettono davanti ai portoni, no? Ai portoni alla quale noi non possiamo entrare. Dice Gesù: guai a voi dottori della legge, che avete tolto la chiave della scienza, voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare gliel'avete impedito. Io direi che è perfetta, no? Io direi che non c'è da aggiungere altro. Nulla. Vai Stefano. Grazie. Fabio, concordo pienamente con te, sei un grande. Sabrina, hai dato due A e B. E dal mio punto di vista sono uno peggio dell'altro. Valentina, tu hai parlato di B. E io sono a conoscenza che è anche di più di quello che stai dicendo tu. Non saranno solo le porte delle poste chiuse, lo ampliranno su tantissime cose, supermercati e qualsiasi altra entrata per tutti, e questo è bruttissimo. Infatti è giusto che se ne parli, che si dia conoscenza a tutti. Scusatemi, poi vi levo solo due minuti. Il digitale è una cosa disastrosa per noi, per tutti, ed è una virgola che quei signori stanno usando per introdurci dentro un imbuto di cui non si può più tornare indietro. E il mio capo è già dentro quell'imbuto che non può tornare indietro, e già mi ha detto che risucchieranno tutti, qualsiasi azienda. Grazie. Pensate all'identità digitale come un doppio, come una sorta di bambola voodoo, in pratica, tramite cui potranno fare qualsiasi cosa su di voi. Insomma, quello che dicevano gli autodeterminati, il doppio, la persona giuridica, la persona fisica, tutte queste cose qua, in realtà lo stanno realizzando con l'identità digitale. È una bambola voodoo, sostanzialmente. Bravo, bravissimo. Stefano, probabilmente tu non hai seguito alcuni video precedenti. Io in realtà di questa verità ne ho parlato tempo addietro, quando nessuno ne parlava. E io ho letto una gazzetta il 24 dicembre del 2023 che chiariva, quindi basta andarla a cercare, avevo le orecchie di alce sulla testa, quindi è identificabile facilmente quel video, e leggo una gazzetta nella quale specifico come fosse chiaro che in futuro avrebbero chiuso le porte di tutto, anche dei servizi primari. E in quel caso, come sempre, ripeto, fui additata come la allarmista, la pazza, la folle, l'esagerata. Quindi, in realtà, vi consiglierei di andare a rivedere i video vecchi. Come dicono spesso le mie sorelle, Valentina ha sempre parlato allo stesso modo. Nel 2017 già parlava come parla oggi, a differenza di tanti altri che cominciano oggi. Chiedo scusa, mi sono espresso male, Valentina. Tranquillo, non c'è da chiedere scusa. No, riconosco. No, ascolta, a te, mia cara. Era in quel senso che volevo dire. Che è anche di a tutti quanti che ci ascoltano, che è anche di più di quello che stai dicendo te, ma non perché lo dico io, perché già ce lo stai dicendo da tanto tempo e si sta avverando. E perdonatemi, mi sono espresso male, forse sicuramente volevo dire una cosa e mi sono espresso male. Era questo quello che volevo dire.
È da tanto che tu stai sfondando, ma non solo su questo campo, ma anche su tutti gli altri. Non per niente ti ho definito punta di diamante. E non per niente ho detto perdonatemi se uso un linguaggio che posso sbagliarmi all'inizio, perché io è la prima volta che sto dentro una love story del genere. Stefano, non devi chiedere scusa, sei perfetto così mio, come ma sei. Io non volevo apparire qualcosa dal di sopra o del risvegliato, perché io non sono né risvegliato non né io non mi definisco con niente, tesoro. Stefano, era soltanto che non devi giustificarti di niente. Ok, che facciamo? Li richiamo? Non c'è prova, Non ti preoccupare, non ti devi giustificare di niente. No, era che volevo specificare, perché io ho chiesto all'inizio che potrei usare un linguaggio sicuramente non congruo, ma è la prima volta e non so come parlare, non posso dire per chi lavoro, non posso parlare come mi pare e quindi so che sicuramente potrò inciampare. E ho adesso inciampato, perché non era quello il mio messaggio che volevo comunicare, ma volevo comunicare ai nostri ospiti, alle tue sorelle, ai tuoi fratelli, che tu già ci hai illuminato, già si sta avverando e sta diventando cioè quello che ci abbiamo dato è un disastro. E tu già, come fanno gli altri a non vedere, come fanno gli altri a non sentirsi usurati? A noi ci pagano ore e noi spendiamo energia, ci stanno levando tutta la nostra energia. Io mi esprimo male, ma su quello che hai detto tu, dall'inizio alla fine, si sta avverando, la gente lo sta vedendo, la gente si gira, fa finta di niente, c'è un sacco di cattiveria in giro come la situazione di Roberta, è pieno di cattiveria, la situazione a voi, io a Roberta, cioè guarda quello che stanno a fare voi. Stefano, posso darti un consiglio? Posso darti certo, un consiglio? Certo. Non ti ripetere in continuazione queste condizioni. Scusami. E quindi queste energie ti portano un abbassamento morale che non meriti. E quindi il mio consiglio è non, come un mantra, no? Non ripetere a te stesso quello che c'è. Tanto lo sappiamo. Ci può importare? No. Allora, noi, siccome stiamo qui per vedere la luce, per vedere altro, per muoverci, per sollecitarci a azioni, rimaniamo su quella scia lì, ok? Sì, però aggiungici anche che rimane sempre l'emozione, perché ogni volta c'hai ospiti, argomenti e situazioni. Ci mancherebbe. È facile inciampare. Ci mancherebbe. Adesso detto anche altri. Chiedo, portate siccome pazienza. Sto allora, siccome ho poca batteria, sta per spegnersi il telefono. Ti ringrazio. Prima di chiudere questa diretta, sapevo che c'erano altre domande, quindi mi focalizzerei per favore sulle domande che ci sono. Valentina, io ce l'ho una domanda da fare riguardo. Aspetta, ok. Riguarda il come si chiama? La domanda di soggiorno, il permesso di soggiorno di uno straniero, non di un immigrato, sposato con un'italiana, che dovrebbe dimostrare anche il proprio reddito, ok? Ma in mancanza di questo deve dimostrare di avere, come dire, una protezione dal punto di vista economico, perché è sostenuto insieme alla moglie dalla madre di questa, ok? Ora, i documenti che chiedono sono quelli, cioè... da qui nasce tutta una richiesta di documenti che entrano nel privato della persona che sostiene i due, no? Giovani. Per cui ti chiedo, c'è un modo, cioè si può fare l'autocertificazione semplicemente dove si dichiara che tale persona è a proprio carico, a proprio pieno carico
sulla base, che ne so, dello stipendio, della pensione che prende? O bisogna dimostrarlo? Ripeti la dicitura, per favore, del documento col quale hai cominciato la domanda. La pratica riguarda la richiesta di un permesso di soggiorno per uno straniero. Ripeti, per favore, la terminologia di questo documento. Permesso. Perfetto. Ti sei risposta? D'accordo. Non si è attivato. E non si attiva, lo metto, ma non si attiva. Scusate un attimo. Okay. Non si attiva, l'ho appoggiato, ma non si attiva. No, non va acceso. Teoricamente, io lo metto e dovrebbe partire, ma in realtà non parte. E quindi, Valentina, se sì. Ti pongo la domanda. È quella, insomma, effettiva. La domanda importante e stringata è: c'è un sistema alternativo alla richiesta del permesso di soggiorno? Qual è? Qual è la legge? Cosa dice la legge? La libera circolazione in tutto il mondo. Eh sì. Se io non porto avanti, se io non parto dal presupposto che sono libero di circolare su tutto il territorio è la terra. Se io sono il primo ad identificare le differenze geografiche e di conseguenza geopolitiche, non posso pretendere di fare la differenza su una cosa. Quello che si porta avanti, quello che dobbiamo portare avanti, è la totalità della coerenza e della legge. Io non posso pensare che faccio l'autocertificazione quando mi pare, però poi quando vado a comprare il biglietto vado e mi faccio fare il riconoscimento facciale. Io non posso pensare di fare l'autodichiarazione quando mi pare e poi quando devo rinnovare il documento pago per il rinnovo del documento. Io non posso fare una autenticazione e poi quando mi viene detto no, questo non è valido, e allora io dico posso usarlo? Io devo, nella conoscenza e consapevolezza della legge, praticarla. Quindi, se sono in conoscenza e in consapevolezza, parto dalla mia coerenza e poi mi adopero affinché gli altri, e vuol dire tutti, non solo quando mi pare a me, anche nel momento in cui, vi faccio un esempio, sto camminando nella mia circolazione, libera circolazione, sul marciapiede trovo una macchina che mi ostruisce. Vabbè Valentina, ma non è che mi posso fermare in continuazione, chiamare i vigili perché la macchina mi sta ostruendo, e se no non vivo più. Non posso. Perché mentre qualcuno dice, allora bisogna litigare dalla mattina alla sera, ora sì. E non è litigare, è educare gli altri, che è una cosa diversa. Allora io la mia coerenza non la posso attuare solo quando mi pare a me, perché si chiama egoismo. Io la mia coerenza in legge la devo attuare a partire dalla mia persona ed esigerla.
con chi ho intorno a me. Con chi ho intorno a me è una rovina. Quindi è ovvio che in questo momento è discussione ovunque. Ma che cosa vogliamo fare? Andiamo nella consapevolezza di questa condizione e quindi nell'accettazione di quello che c'è? Oppure ci ergiamo a particella di cambiamento di questa condizione? Se la nostra scelta è quella, è allora ovunque. E allora nel momento in cui io vado a pretendere che venga riconosciuto e accettato l'autocertificazione, che poi non c'è bisogno a priori che un altro debba certificare per me io chi sono, che sto là, perché siamo nel circuito vizioso uguale, non lo faccio attraverso la scrittura permesso di soggiorno, ma lo faccio attraverso l'autocertificazione. Cioè, che io debba stare su questo luogo lo deve dire qualcun altro? Ma dove sta scritto? Secondo la legge sulla pubblica sicurezza. Avete capito il giro che c'è dietro alla emigrazione? Eppure mi sembra che ne ho parlato. C'è un giro che non vi immaginate. C'è un giro di corruzione che non vi immaginate. E la corruzione parte dall'ufficio di pubblica sicurezza. È chiaro? Perché la gestione dell'ufficio emigrazione è già in partenza applicata non in legge, perché viene scritto ufficio immigrazione. Quindi, di che stiamo a parlare? Ci sono avvocati preposti a queste condizioni, dove all'emigrato dietro pagamento gli si crea tutta una scheda, non solo di documento consono, ma anche di aiuti, fondi, dietro storie. Allora, il figlio lo mettiamo come incapace. Quanti figli hai? 3, perfetto. Allora ti faccio prendere questi fondi in virtù della quantità dei figli. Fuori a quella questura, non avete idea di quello che abbiamo visto e sentito e testimoniato. Ci sono testimonianze, audio e video. Capito per quale motivo non vogliono che facciamo un processo? Capito quando io dico che quel processo non riguarderà soltanto Valentina Fusco, gli apolidi, gli abusi? Oh, quanta roba riguarda quel processo! Quello che dici tu fa una piega, è molto chiaro. Volevo concludere dicendo solamente che sì, è un quadro perfetto, chiarissimo, vero, reale, e però questo caso che ti ho portato io non è così, certo, però qui si tratta semplicemente di un, come dire, di uno straniero, non che si trasferisce per vivere solo temporaneamente, capito? È una cosa molto più, è altro. Però mentre parlavi ho capito bene che il problema non riguarda la persona che dovrebbe fare l'autocertificazione perché non ha intenzione di esporre le sue cose personali private a chissà chi, ma riguarda proprio l'italiana, la cittadina italiana che riceve l'aiuto e che si sente protetta. Questo è uno di quei casi, Luisella, dove io vi dico che non si può attraverso un telefonino piuttosto che una chat, una diretta, risolvere i casi specifici. Perché?
come vi dimostra che fino a che non si hanno la chiarezza della condizione, tutti i dati che chiariscono quella condizione e quel caso, non si possono dare risposte in merito, perché piuttosto si può rischiare di fare peggio. Sì, e comunque ho fatto bene, sono contenta di averti fatto la domanda, perché ancora meglio, ancora di più, hai chiarito un aspetto molto molto importante. Grazie, Vale. Grazie. Io ringrazio te. Valentina, allora, la tua nota, Valentina, scusa, ciao a tutti. La tua nota della macchina che ostruisce il passaggio mi ha buttato indietro 30 anni fa, dove un'auto molto bella era parcheggiata di fronte, sul marciapiede. È arrivato un vecchiettino di 85 anni, ha tirato fuori il bastone e ha tirato tre bastonate fortissime sul cofano. Dalla banca è uscito di corsa un tipo, incravattato, eccetera, che non ha potuto fare altro perché c'erano già lì 4-5 persone, compreso il sottoscritto, che era pronto a difenderlo. Cioè, pensa un po' come siamo messi. Volevo solo farti un appunto in merito a quello che stavi dicendo, che gli stranieri arrivano, chiamiamo così, tutelati, perché l'ho registrata perché non ci credevo. Un giorno che stavo sostituendo la segretaria nell'ambulatorio di una dottoressa, è arrivata una signora dove dice: mi è stato detto che ho diritto e che il medico mi deve fare una certificazione per poi portarla al distretto dove mi daranno 200 euro perché ho una bambina dislessica. Io la mia risposta gli ho detto semplicemente: signora, dico, io non sono, parlerò con la dottoressa, ma mi è arrivata spontanea dicendo: e con questi 200 guarirà dalla dislessia? Lei mi ha detto: a me aspettano questi 200 euro. Sì. Allora, io ci dobbiamo salutare perché la carica mi sta aspettando e ci vediamo stasera per la nostra diretta, un seminoturna, nel senso che sarà più facile dalle 9:30 in poi, quindi arriveranno le faccine come sempre. Buon pomeriggio a tutti, grazie ancora per esserci stati come sempre. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.